Da domani via libera al riscaldamento per 142 comuni in Abruzzo, tra i quali Pescara, Chieti e Teramo. Già scattato lo start invece all'Aquila e nei centri più freddi. Per altri della nostra regione se ne riparlerà il 22. Il periodo giornaliero dell'accensione è ridotto di un'ora e per evitare bollette da brividi ci si ingegna. Ah, le devo fare io la domanda? No, gliela devo fare io la domanda. Dica. Allora gliela faccio subito. Lei accenderà il termosifone o no? No, non ce l'ho in casa. Come non ce l'ha? Non ce l'ho. E come fa d'inverno? Con il camino. E risparmiate in questo modo? Penso di sì. Penso. Cioè, pochino pochino la legna è aumentata, però bene o male. A differenza dell'energia elettrica. Che tengo io con me? Lei accenderà il termosifone? Molto poco, naturalmente. Per via del caro energia? Penso, certo, sì, sì. Siamo pensionati e non ce lo possiamo permettere. Un villino a schiera, purtroppo, quindi chiudo tutto sopra, lascio solo sotto. Quest'anno no. Per niente? No, metto il cappotto. Io ho i soldi per pagare, il termosifone non ce l'ho. Quindi non è essere masochisti, è che è proprio per necessità. È necessità. 1.000 euro al mese di pensione che devo pagare io? Ecco dove è il riscaldamento. Questo bisogna togliere, questo va via. E dove vai? Vai in Norvegia. A fare? A fare le vacanze, no? Lei ha l'impianto fotovoltaico. 6 kilowatt. Sta avanti, quindi. Come da 12 anni che ce l'ho. Solo il fotovoltaico, tutto ciò che è green è meglio. Perché? Perché noi possiamo sfruttare la natura senza spendere soldi. Non credo proprio. Mi sto attrezzando con borse dell'acqua calda e cose del genere, insomma. Addirittura? Sì, sì, ancora non l'accendo e penso che fino a Natale, insomma, non l'accenderò. Comunque ci mettiamo tutti in una stanza e ci riscaldiamo così. Nei momenti proprio... Dove proprio non si può resistere. Anzi, dopo cena, diciamo così. Guardi, si fa troppo freddo, sì, ma per il momento stiamo tranquilli, possiamo... stare senza termosifone acceso. Appunto, dicevo, se serve uno l'accende, quando non serve come adesso per esempio ce lo spendo perché non serve, però se serve, se la temperatura si abbassa fino a un certo livello, allora non possiamo morire di freddo come avevo detto. Altrimenti si rischia di ritrovarsi i pinguini in casa. Questo pure è vero. Tu te ne devi andare da questa camera, perché ho deciso di metterci una stufa, sono mica una foca io, Farà freddo per forza, ci dobbiamo riscaldare, un po' con calzettoni di lana, però che dobbiamo fare? D'altronde siamo italiani, quando ci sono i problemi ci adattiamo alla bene e meglio e speriamo di arrivare a giugno con calma. Infatti condivido, diciamo, forse il momento più difficile sarà quello delle docce, una doccia, almeno una doccia bisogna farla calda, non fredda. Sì, sicuramente, poi comunque non sono una che sta sempre lì, che sente sempre freddo, si muove molto quindi. Sono già 3 mesi che pago le stangate. Io sono stato fortunato perché ho rifatto il contratto nel 2021 e c'ho il prezzo bloccato fino al 2023, anche se mia moglie mi ha sgridato più di una volta. Perché? Perché avevo cambiato, quando cambi il gestore. Invece sua moglie adesso è costretta a darle ragione. È costretta, è contenta di accendere il termosifone. Comprerò i pannelli riflettenti che non fanno disperdere il calore. Ce la faremo, come no? Questo governo tira avanti, la Meloni è un trattore come donna. No, non ce la faremo. Perché? Non ce la faremo, perché abbiamo un governo brutto. Quindi non ce la faremo? No. Ma le gomme la gente le viene a cambiare invernali? I soldi non ci sono. Quindi pure le gomme? Sì. Mamma, al circolo polare artico, fa freddissimo!